Amici dell'Appetito, viene parlando, eccoci qua dal ristorante Carlo Ferraioli in via Paolucci a Pescara. Diamo vita a questo nostro appuntamento a tavola e ritroviamo piacevolmente la senatrice Federica Chiavaroli, con cui vorrei subito brindare a questo nostro incontro. È davvero un piacere, cin cin. Anche per me. Siamo in uno dei locali che va per la maggiore non solo a Pescara, ma nell'intera area metropolitana, il buon pesce fresco del mare Adriatico, sapientemente preparato da uno chef che ormai non ha più bisogno di presentazioni, Carlo Ferraioli, un autentico maestro dei fornelli. Un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con la tipica cucina marinara. E dopo il brindisi di rito, io vorrei subito entrare nel merito del nostro programma, perché sono tante le argomentazioni di cui trattare. È un momento davvero caldo per la politica italiana, per la politica nazionale, ma anche per quella regionale. Ecco, intanto parliamo di Federica Chiavaroli, perché abbiamo tutti quanti appreso di questa scissione del PDL. E Federica Chiavaroli, da che parte si è messa? Io il 2 ottobre, il famoso 2 ottobre nel quale bisognava votare la fiducia al governo Letta, ho scelto di stare dalla parte del paese, ho scelto cioè di votare la fiducia al governo come ci aveva chiesto l'allora segretario del Popolo della Libertà Angelino Alfano e come poi anche Silvio Berlusconi ha fatto. Il 2 ottobre infatti io, insieme a tanti altri amici, abbiamo ritenuto che il Paese non si potesse permettere una crisi al buio, una crisi che portasse alla fine di questo governo, probabilmente a nuove elezioni, il cui esito sarebbe stato lo stesso di quelle passate, perché in questo sistema tripolare nuovo che si è venuto a creare con la venuta sulla scena politica del Movimento 5 Stelle, si sarebbe probabilmente ricreata la stessa situazione, quindi la stessa confusione. Al Senato nessuno con la maggioranza e quindi un nuovo governo delle larghe intese. Per cui noi ritenevamo allora e lo riteniamo ancora oggi che questo governo sia l'unica possibilità per il Paese attualmente e che quindi vada utilizzato al meglio, cioè vada utilizzato per fare quelle riforme che consentiranno al Paese di essere governato, perché in questo Paese bisogna assolutamente modificare la legge elettorale, una legge elettorale che potrebbe anche essere dichiarata incostituzionale adesso dalla Corte Costituzionale e quindi sulla quale bisogna intervenire. Oltre che sulle riforme istituzionali, questo governo deve dare risposte serie alla crisi economica. E noi pensiamo che questa cosa si possa fare e lo stiamo facendo. Per questo motivo io ho deciso di seguire Angelino Alfano, di seguire quindi dopo il 2 ottobre anche forzatamente, perché noi volevamo seguire il presidente Berlusconi in Forza Italia, ma non ci sono state le condizioni, perché noi chiedevamo per seguirlo di avere garanzie sulla stabilità del nostro paese e di avere garanzie sul funzionamento democratico interno al partito. Non abbiamo avuto nessuna di queste garanzie e quindi non ce la siamo sentita di aderire a Forza Italia e abbiamo scelto di fare un percorso nuovo, quello del nuovo centrodestra. Abbiamo tutti quanti letto e ascoltato quello che è successo in Senato quando si è votato sulla decadenza del cavaliere Silvio Berlusconi, ma in tutta sincerità ci può raccontare qualche aneddoto? Che aria si respirava in quei momenti? Quella è stata una giornata davvero surreale. Storica. Io penso in assoluto la più brutta giornata che io ho vissuto da quando sono in Senato, ma penso che sia una delle pagine più brutte della nostra storia istituzionale, perché quella giornata poteva essere evitata o in subordine poteva essere gestita con più rispetto per Silvio Berlusconi, che comunque è stato un leader molto amato dagli italiani, lo è ancora molto amato, assolutamente per 20 anni, e anche di più. Silvio Berlusconi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e quindi dopo 3 gradi di giudizio, per cui quella sentenza, anche se la riteniamo ingiusta, verrà applicata. Ora, quella sentenza è stata
in parte ha chiesto di rivedere il calcolo della interdizione dai pubblici uffici. L'interdizione dai pubblici uffici è stata rivista dalla Procura di Milano e adesso è stato fatto ricorso in Cassazione. La Cassazione si pronuncerà tra 2 mesi massimo e quindi entro poco tempo Berlusconi sarebbe comunque decaduto perché dichiarato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. Invece lei, mi deve dire, lei mi deve dire che necessità c'era di anticipare il voto sulla decadenza a prima di questo atto, quindi di compiere un gesto violento per avere il gusto e la soddisfazione di portare sul piatto la testa di Berlusconi. Io ritengo che si poteva evitare. Peraltro è stato fatto un voto con voto palese che è stato... Per la prima volta. Per la prima volta che è stato l'ulteriore sfregio che è stato fatto al presidente Berlusconi. Per questo noi abbiamo deciso di non andare in piazza e di difendere Berlusconi in Senato, ma io sono convinta che questa giornata doveva essere evitata e a maggior ragione dovessero essere evitate quelle modalità. Io mi auguro che Berlusconi abbia la forza di restare in campo a capo della coalizione di tutti i moderati, perché adesso Forza Italia è diventato un partito molto particolare, perché è diventato un partito molto estremista, dai toni anche violenti alle volte, un partito di protesta, si mette sullo stesso livello di Grillo. Noi non vogliamo essere quel partito, noi vogliamo essere invece un centrodestra di governo, un centrodestra maggioritario nel nostro paese. Io mi auguro che il presidente Berlusconi sia quello che li mette insieme tutti questi partiti del centrodestra e, se vorranno, anche quella parte della quello che era l'UDC, che comunque al tempo della Casa delle Libertà faceva parte della Casa delle Libertà. E certo, quindi io mi auguro che Berlusconi sappia ricreare quella che era la Casa delle Libertà. Quello che è successo, quali ripercussioni avrà, secondo lei, sul nuovo esecutivo? Perché intanto Letta dovrà andare al Colle per chiarire, per verificare questa nuova maggioranza. Ma il nuovo esecutivo, le tensioni ci sono. Le tensioni sono forti, il nuovo esecutivo ha comunque ampi numeri per andare avanti, lo abbiamo dimostrato con il voto di fiducia in Senato sulla legge di stabilità, 171 a favore e solo 135 contro, perché non è tanto, non sono tanti i 171 a favore, sono molto pochi i 135 contro, quindi ci sono 36 voti di differenza tra maggioranza e opposizione, per cui il governo Letta ha i numeri per andare avanti e deve andare avanti. Ora, se sono necessari passaggi di verifica, faremo i passaggi di verifica. Io ritengo che i sottosegretari, espressione di Forza Italia, debbano dimettersi, perché se hanno deciso di stare all'opposizione, certo, non si può stare contemporaneamente al governo e all'opposizione. Per etica morale, anche se l'etica morale per si coerenza, va a far benedire, si può stare, certo, o al governo o all'opposizione, certo, non si può stare da tutte e due le parti, quindi si dovrebbero dimettere e poi il presidente Letta farà gli atti conseguenti. Secondo lei cosa accadrà a Berlusconi? Rischia i servizi sociali? Rischia l'arresto? Cosa rischia oggi? Ma io i servizi sociali non li rischia, li dovrà fare, perché quella sentenza li prevede come pena alternativa alla detenzione. Quindi solo il Presidente della Repubblica potrebbe intervenire in tal senso, no? Potrebbe intervenire in tal senso. Purtroppo il clima si è avvelenato, quindi io mi auguro che adesso gli animi di tutti si distendano e possa di nuovo esserci un clima tale per il quale l'opinione pubblica italiana sia pronta a riconoscere che Silvio Berlusconi non merita di fare i servizi sociali come un delinquente qualsiasi, che ha bisogno di riabilitarsi. Lui da che cosa si deve riabilitare? È stato il leader di milioni e milioni di italiani per 20 anni. È stato votato. E quindi da cosa si deve riabilitare? Per cui io mi auguro che si crei di nuovo il clima tale per cui il presidente Napolitano possa accogliere un'eventuale domanda di grazia. C'è grande attesa per questi nuovi documenti che arriveranno dagli Stati Uniti, arriveranno da altri paesi. Ecco, Federica Chiavaroli, la senatrice Federica Chiavaroli, che ne pensa di tutto quello che è stato detto e scritto in queste ultime ore? Questi nuovi documenti non li conosco,
mi auguro intercettazioni che, telefoniche, mi auguro che esistano e che si possa riaprire il processo per una revisione dello stesso. Però non posso dire di più perché, ripeto, non li conosco, non li ho visti, anche se mi rimane difficile pensare che dopo quello che è stato fatto nei confronti di Berlusconi ci sia la disponibilità in Italia a riaprire il suo processo. Lo dico fuori dai denti, insomma, mi sembra che, anche perché la revisione del processo è un fatto davvero eccezionale, devono uscire delle prove eclatanti, nuove, perché si possa riaprire un processo. Io mi auguro che esistano e che Berlusconi venga trattato come un cittadino qualsiasi, in questo caso sì, perché merita di avere lo stesso trattamento di tutti gli altri cittadini. Si aspettava tanto clamore anche e soprattutto a livello internazionale. Ne ha parlato la stampa mondiale di quello che è successo in Italia a Berlusconi. Purtroppo me lo aspettavo perché Silvio Berlusconi, nel bene e nel male, è un personaggio straordinario che colpisce l'opinione pubblica di tutto il mondo. E quindi io mi aspettavo che comunque ci sarebbe stata un'eco importante di questa vicenda. Ecco, intanto è arrivato il primo elaborato della cucina del ristorante Carlo Ferraioli di Pescara. Ah, mamma mia, che roba! Una presentazione che si commenta praticamente da sola, qui si mangia davvero molto bene. Una firma, Carlo Ferraioli, ormai lo conoscono praticamente tutti. Forza Italia ha fatto una manifestazione molto seguita proprio nel giorno in cui voi eravate in Senato a votare la decadenza del Cavaliere. Eppure tanti, ovviamente, che hanno aderito al gruppo di Angelino Alfano, al nuovo centrodestra, non si sono fatti vedere. Qualcuno si aspettava la loro presenza anche per testimoniare l'affetto umano verso questo grande personaggio, Silvio Berlusconi. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, l'avevo già detto prima, noi abbiamo scelto di difendere Berlusconi dentro il Parlamento. Io ritengo che fomentare le piazze sia una cosa molto pericolosa e per questo noi abbiamo deciso di non andare in piazza, noi siamo stati in Senato e poi abbiamo fatto una conferenza stampa per ribadire tutta la nostra solidarietà al presidente Berlusconi, però abbiamo scelto di farlo dentro le istituzioni e con i modi consoni ai rappresentanti delle istituzioni. A Palazzo Grazioli quindi non ci siete stati, ovviamente, per quello che ha detto poc'anzi, ma se a giorni verrà Silvio Berlusconi a Pescara per inaugurare un suo fans club dedicato all'imprenditore Silvio Berlusconi, lei interverrà, se sarà invitata, ovviamente? Io certamente, se invitata, andrò, ci mancherebbe. Io sono stata una profonda estimatrice del presidente Berlusconi e continuo ad esserlo, quindi ci mancherebbe altro, anzi mi farebbe molto piacere essere invitata. Ha diviso questo fatto anche l'Abruzzo, perché da una parte Forza Italia con Gianni Chiodi, il presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, dall'altra i tanti seguaci di Angelino Alfano. Come andrà a finire tutto ciò per l'Abruzzo? Ma intanto in Abruzzo, l'Abruzzo è una delle regioni nelle quali Angelino Alfano è andato molto bene, nel senso che diciamo che più o meno ci siamo divisi a metà tra i seguaci di Forza Italia e quelli invece che hanno deciso di aderire al nuovo centrodestra. Io sono molto soddisfatta per il fatto che nel nuovo centrodestra mi ritrovo in compagnia di persone con le quali ho un legame personale importante e delle quali ho una profondissima stima, perché hanno deciso di far parte del nuovo centrodestra, secondo me, le persone più giovani e le persone, i volti più freschi che l'Abruzzo può offrire, quindi sono sicura che con loro faremo un grande lavoro. Però io ci tengo anche a dire che noi in Abruzzo faremo di tutto per non esasperare gli animi, perché noi abbiamo le elezioni regionali alle porte, abbiamo un presidente da riconfermare che è il presidente Chiodi. Io penso che il presidente Chiodi abbia governato questa regione molto bene e quindi sono certa che lui si manterrà in una posizione terza in questa situazione, perché lui dovrà essere il presidente di tutti, dovrà essere il presidente di Forza Italia e il presidente del nuovo centrodestra, perché noi tutti vogliamo accompagnarlo a vincerle di nuovo le elezioni. Quindi io
Penso che in Abruzzo noi in questo momento dobbiamo lavorare concentrati sulle elezioni regionali e non concentrati ad acuire le cose che ci dividono, ma piuttosto a cercare quelle che ci uniscono. Comunque la decadenza di Berlusconi non ha creato problemi nel centrodestra, perché alla luce anche dei sondaggi che si sono registrati avete tenuto molto bene, anzi c'è stato qualche piccolo miglioramento in termini di preferenze. Assolutamente sì, questa operazione, nonostante sia un'operazione che noi non volevamo, perché noi abbiamo sperato fino all'ultimo che il partito non si dividesse, alla fine si è rivelata un'operazione che ha rafforzato il centrodestra tutto, perché la somma dei consensi che in questo momento sono stimati al centrodestra composto da Forza Italia e da Nuovo Centrodestra sono superiori di un paio di punti rispetto a quelli che erano stimati del PDL, e quindi questa significa che questa operazione ha fatto bene alla coalizione e quindi dobbiamo cercare di far sì che faccia sempre meglio. Addirittura qualche maligno del centro-sinistra, cara senatrice Federica Chiavaroli, addirittura ha detto che questa è stata una mossa davvero studiata a tavolino, perché in un momento in cui Berlusconi perdeva sempre maggiori consensi ci ha pensato Angelino Alfano, braccio destro, figliuolo del Cavaliere, a creare tutto un movimento, tutta una sceneggiata per creare un nuovo partito, per formare e fondare una nuova coalizione. Non è assolutamente così, perché io ho vissuto il travaglio di quei giorni e ho visto da testimone oculare tutto quello che Angelino Alfano ha fatto per evitare che ciò accadesse, quindi assolutamente non è un'operazione studiata a tavolino né un'operazione avvenuta, diciamo, perché preventivata. Noi volevamo rimanere tutti insieme, le operazioni di divisione, di scissione sono sempre operazioni dolorose. Adesso in questo caso, dopo una cosa dolorosa, sta venendo fuori una cosa positiva. Però questo non è assolutamente stato studiato a tavolino. Io non vorrei mettere il dito nella piaga, però il Cavaliere ha anche detto in una delle sue tante interviste rilasciate in questi giorni che alcuni dei personaggi del suo attuale partito faranno la fine di Gianfranco Fini. Questo io non credo che accadrà, la situazione è assolutamente opposta a quella di Gianfranco Fini. Gianfranco Fini, non è la stessa cosa. Assolutamente no. Fece uno strappo con Berlusconi e voleva far cadere il governo guidato da Berlusconi, quindi fece uno strappo in spregio al Paese e all'interesse del Paese. Noi abbiamo fatto uno strappo nell'interesse del Paese e questa cosa sicuramente sarà tenuta in considerazione dai nostri elettori, che peraltro per la maggior parte ci chiedevano di non far cadere il governo, quindi è un'operazione che non può assolutamente essere paragonata con quella di Fini. Bene, assaggi pure questo primo piatto del ristorante Carlo Ferraioli di Pescara, è davvero molto gustoso, prelibato, preparato in maniera impeccabile da Carlo Ferraioli, un grande maestro dei fornelli che ci ospita in questa puntata particolare del nostro programma L'Appetito Viene Parlando, qui a Pescara con la senatrice Federica Chiavaroli. Prima ha accennato qualcosina, perché nel 2014, nella prossima primavera, si tornerà al voto, soprattutto per quanto concerne il rinnovo del Consiglio regionale, però si voterà in tanti centri importanti, ad iniziare dal capoluogo adriatico dove ci troviamo, da Pescara. Cosa la preoccupa maggiormente, la regione o Pescara? No, mi preoccupa, diciamo non mi preoccupa, mi occupano entrambi, va, diciamo che le mie energie sono concentrate, perché noi in questo momento governiamo sia la regione sia il comune di Pescara, come anche il comune di Teramo che andrà ad elezioni, e quindi io sono concentrata perché noi possiamo vincere le elezioni sia regionali sia al comune di Pescara, e sto lavorando e continuerò a lavorare perché ciò avvenga. Però ci sono tante polemiche in corso, il centro-sinistra è riuscito a far quadrato soprattutto negli ultimi tempi in regione ma anche a Pescara, sono tante le argomentazioni che mettono sotto accusa ad esempio la città di Pescara su tante opere che non sono state portate a termine,
addirittura noi ci troviamo vicino al fiume Pescara, il problema del dragaggio che ha tenuto banco non solo da queste parti ma anche a livello nazionale, addirittura la polemica dei milioni di euro investiti quando in comune a Pescara non si possono spendere tutti quei soldi, insomma a chi credere? Ma io penso che il sindaco di Pescara abbia fatto del proprio meglio in un momento davvero difficile. Lui ha governato questa città, ricordiamoci che Pescara è la città più importante d'Abruzzo, è la città più popolosa e economicamente più significativa, e quindi su una realtà così la crisi si è riversata in maniera forte. Pescara è una città che si regge sul commercio, è doloroso andare in giro per la città e vedere le saracinesche abbassate purtroppo. Io penso che il sindaco in un momento così difficile economicamente e anche politicamente, perché alla crisi economica si sono aggiunte tutte le burrasche politiche non poche che sono avvenute, il sindaco abbia ben operato. Tutto sommato la nostra città è una città pulita, una città in ordine, nella quale sono partite un gran numero di opere pubbliche importanti, e quindi lui ha riqualificato la zona del centro in maniera secondo me pregevole. Noi ci troviamo con un centro che veramente è un centro che fa invidia alle città più belle d'Italia, e quindi io penso che lui abbia ben operato. Ora chiaramente siamo arrivati alla fine della legislatura, sono cambiate politicamente tante cose e noi dovremo fare un tavolo al quale sederanno i rappresentanti della coalizione, perché lui è sindaco di una coalizione, lui in questo momento è stato, quando è stato eletto c'era il Popolo della Libertà, c'era Pescara Futura, la lista civica di Carlo Masci, e c'era l'UDC. C'era anche Teodoro che ha preso un'altra strada veramente. Comunque almeno coloro i quali c'erano quando lui è stato eletto si dovranno sedere ad un tavolo, valutare e mettere in piedi un programma per i prossimi 5 anni per vincere di nuovo a Pescara. E poi troveremo anche il candidato che questo programma lo rappresenterà al meglio. Anche perché si vocifera che non sarà proprio il sindaco Luigi Albore Masci a guidare la nuova coalizione. Si fanno tanti nomi, tra cui l'attuale presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa. Ma questo vede, gliel'ho detto prima che lei me lo chiedesse. Adesso la questione non è una questione di nomi, la questione è una questione di tavolo di coalizione, di programmi, e poi si sceglierà il nome che mette d'accordo e che unisce il più possibile la coalizione, perché noi dobbiamo vincere, e qualora non lo troveremo in maniera unanime faremo le primarie. Voglio dire, le primarie sono uno strumento che sta entrando nelle logiche dei cittadini italiani. Certo. Angelino Alfano nel fondare il nuovo partito parla molto di meritocrazia, parla molto di funzionamento democratico del partito e parla molto di primarie per scegliere i candidati, perché le primarie sono uno strumento che consente proprio di scegliere i candidati migliori. Quindi qualora non riuscissimo a metterci d'accordo, lo sceglieremo attraverso le primarie il candidato. A livello regionale, come ha detto anche qualche istante fa il governatore Gianni Chiodi, ha operato bene, quindi inevitabilmente sarà lui il candidato che il centrodestra riproporrà. Ma quanto peserà il discorso legato a tutto quello che è successo all'ex assessore De Fanis, l'arresto purtroppo dell'assessore regionale alla cultura? Ma intanto anche questa è una vicenda che va approfondita. Una brutta pagina comunque. È una brutta pagina nella quale l'assessore De Fanis è incappato, però noi attendiamo che lui chiarisca la propria posizione, e quindi mi auguro che possa uscire bene da questa vicenda. Io non so se peserà, certo la nostra regione, la politica della nostra regione è stata sconvolta negli ultimi anni da fatti traumatici di questo genere troppe volte, e io mi auguro che non accadano più, e che anche l'appello che ha fatto Papa Francesco contro la corruzione finalmente sia un appello ascoltato, perché davvero i cittadini sono
poi si allontanano, sono disgustati da queste cose e rischiamo di lasciare la scelta in mano a troppo pochi che vanno a votare, per cui io spero che non accadano più e che i cittadini da questi fatti non si convincano che non vale la pena più di andare a votare, ma che comunque vadano a votare per scegliere i propri governanti. La ricostruzione aquilana che prosegue a rilento peserà più in termini elettorali per il centrodestra o per il centrosinistra, dal momento che la regione ha una certa colorazione politica, l'amministrazione comunale dell'Aquila ce ne ha un'altra. Ma la ricostruzione dell'Aquila è una ricostruzione molto complessa. Non ci dimentichiamo che il terremoto dell'Aquila è uno dei terremoti più violenti che ci siano stati, ma soprattutto è un terremoto che ha raso al suolo un'intera città, non paragonabile con gli eventi sismici che sono accaduti anche in altre parti d'Italia. È chiaro che una ricostruzione che segue ad un evento così traumatico non è una ricostruzione che avviene in un attimo con la bacchetta magica. Sono passati 4 anni, sono state fatte alcune cose, tante altre se ne devono fare, sono state stanziate alcune risorse e tante altre ne andranno stanziate. Però mettere il colore politico su queste cose a me non piace, cioè a me piace pensare che la questione aquilana è una questione di tutti, che tutti dobbiamo contribuire a rappresentare. A me l'idea che siccome il comune è governato dal centrosinistra, faccio un esempio, il comune va assolutamente contrastato perché di centrosinistra, a me questa è un'idea che non piace, tanto che in Parlamento di questa questione ce ne stiamo occupando in modo unitario assieme alla collega Stefania Pezzopane del Partito Democratico, perché noi su queste cose non ci possiamo dividere, perché se no ne va della vita dei cittadini, per cui la ricostruzione è una priorità di tutti e non ci possiamo dividere su questa cosa. In conclusione, perché purtroppo il tempo è tiranno, in poco tempo, in pochi anni, dai banchi del Consiglio Comunale di Pescara a quelli del Consiglio Regionale, a Palazzo Madama, in Senato, è la donna del momento, ma dove vuole arrivare Federica Chiavaroli? No, io sono molto soddisfatta dell'esperienza che sto facendo in questo momento in Senato, sono stata anche gratificata con l'elezione a vice capogruppo del gruppo del Nuovo Centrodestra e quindi in questo momento mi impegnerò al massimo sia nel lavoro parlamentare in Senato sia nella costruzione del nuovo partito, quindi questo è quello l'obiettivo che io mi pongo, diciamo, per il prossimo anno. Lei è un'imprenditrice, la conosciamo tutti a Pescara e non solo, è impegnatissima in questo periodo, ma in tutta sincerità ha più dato o più ricevuto dalla politica? Io penso in questo perché momento perché si è spesa anima e corpo soprattutto, ecco, di aver dato molto, ma io ho scelto, diciamo, volontariamente di dedicarmi alla politica e nel momento in cui io l'ho scelto ho deciso di lasciare l'attività imprenditoriale nelle mani di altre persone e quindi di quello non mi occupo più e devo dire ho fatto anche tanti sacrifici familiari perché io ho una famiglia, un marito e 3 bambini. Quindi ho fatto tanti sacrifici anche personali, però nel momento in cui io ho deciso di occuparmi dell'interesse di tutti, del bene comune, io ero ben consapevole di dover fare dei sacrifici e quindi penso di aver dato molto, ma che questo sia giusto, perché io penso che questo sia quello che un politico è chiamato a fare. Si continua a ripetere che per una donna è sempre più difficile in politica, è vero? È verissimo, io glielo dico sempre ai miei colleghi che quando le nostre riunioni diventano interminabili e si trascinano per ore e ore, io dico sempre che un conto è che da casa manchi il padre dei figli, un altro conto è quando da casa manca la madre dei figli e quindi io dico che ci vorrebbero più donne in politica. Perché le donne che hanno ben presente anche gli altri ruoli che devono svolgere sono più concrete e portano anche nella politica più concretezza e portano anche diciamo meno perdite di tempo e meno chiacchiere, perché alle volte la politica è fatta anche di riti che portano via tanto tempo ma che potrebbero essere espletati in maniera molto più concreta e quindi io per questo mi auguro che tante donne
abbiano la condizione e la voglia per poter impegnarsi in politica. Che belle parole, grazie alla senatrice Federica Chiavaroli, ospite graditissimo del nostro programma che si è svolto in questa particolare circostanza all'interno del ristorante Carlo Ferraioli in via Paoluccia a Pescara, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione marinara, il buon pesce fresco del mare Adriatico, come si diceva, sapientemente cucinato e preparato da un autentico specialista del settore, lo chef Carlo Ferraioli, un locale che il sabato sera vi aspetta anche con un delizioso piano bar, quindi l'opportunità di cenare con della buona musica, con dell'ottima musica, in un'atmosfera davvero da vivere in prima persona. Grazie ancora, in bocca al lupo per la sua attività politica, al nuovo esponente del centrodestra in Italia, la senatrice Federica Chiavaroli, grazie a tutto lo staff del ristorante Carlo Ferraioli, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Manamana. Manamana. Manamana.